sarà il maestro lancianese Massimo Spadano, violinista e direttore d'orchestra di fama internazionale residente in Galizia, a ricevere il premio Il Frentano d'Oro sabato 17 settembre alle ore 18 al Teatro Fenaroli di Lanciano. L'annuncio nel corso di una conferenza stampa di Stefano Graziani, presidente dell'Associazione Frentano d'Oro, Mario Giancristofaro, giornalista e coordinatore del premio, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e Manuela De Benedictis, figlia dell'indimenticabile ragioniere Ennio De Benedictis, che per anni è stato presidente dell'associazione e motore del premio, attribuito annualmente ad una persona nata nella Frentania che si sia resa benemerita in ambito nazionale e internazionale, dando lustro alla sua terra di origine. Massimo Spadano è nato a Lanciano, vive in Galizia, grandissimo violinista, gira il mondo e sarà il Frentano d'Oro 2022. Sì, sono veramente stato toccato nel profondo perché non me l'aspettavo quando mi hanno chiesto per prendere un caffè Mario Giancristoforo e mi disse, io conoscevo questo premio, questa onorificenza già da tanti anni perché il mio maestro di direzione Renzetti era stato insignito di questo premio e allora ripensando ho detto, anzi forse troppo onore, sono contento. Ecco. Lanciano è sempre nel suo cuore? Sempre, ma non è difficile perché ci torno spessissimo, quindi non dico che divido il tempo tra casa e le tournée, però ecco dopo casa e le tournée, quando posso sto sempre qui, ma non solo per la famiglia ma anche per le attività, cerco di mantenere sempre i legami con musicali e non. Sua passione per il violino è nata quasi per caso? Sì, esattamente, è stata per caso e mia mamma mi ha scritto, ho iniziato la scuola civica qui di Lanciano un po' di anni fa e piano piano una cosa che è rimasta la passione poi è diventato il mio lavoro, anche se è un lavoro molto duro, stressante, stiamo sempre a studiare, sempre a prepararci fino alla fine, però bello. Ed intanto fervono i preparativi per la 40ª edizione della rievocazione storica del Mastro Giurato. La settimana medioevale si svolgerà dal 28 agosto al 4 settembre e quest'anno, come annunciato dal presidente Mario Lafarciola, è stato scelto il giudice Antonio Didone, consigliere presso la prima sezione civile della Corte di Cassazione, al quale qualche anno fa proprio il compianto presidente dell'associazione Danilo Marfisi aveva fatto questa richiesta. Ripeto, insomma, Danilo è da 10 anni che mi ha invitato a svolgere questo ruolo, 10 anni fa rimanemmo d'accordo che ci saremmo sentiti dopo il pensionamento e lui puntualmente mi ha interpellato dopo il pensionamento, però c'era la pandemia in corso, eccetera. Ma lui a prescindere dalla pandemia c'era pure Mario presente, lui disse io preferirei che tu venissi per il quarantennale e lui non c'è, però l'associazione ha esaudito quel desiderio e questo mi inorgoglisce ancora di più.